Posto si è piazzata la Francia, una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Nel gruppo B invece al primo posto il Portogallo, al secondo la Nigeria. Nel pomeriggio invece si sono... Va incontro al pallone Taggart, palla che schizza la parte opposta, in vantaggio c'è Jairo Henriquez, ancora Henriquez. Va nell'uno contro uno, riesce a saltare Payne, ancora Henriquez, di prima Mendoza. Va a esserci un fallo netto su Jairo Henriquez da parte di Galloway. Calcio di punizione battuto, ancora Jairo Henriquez. Una buona partita dall'esterno destro d'attacco del nazionale salvadoregna. Henriquez, il cross stavolta è basso, lento. Che ha preparato molto bene questa competizione mondiale. L'obiettivo minimo è passare il turno e arrivare agli ottavi di finale. Non ha, come dicevamo, una grande tradizione la Turchia a livello dei nazionali under 20, ma quest'anno, con l'aiuto del fattore campo, spera di entrare magari tra le migliori otto. Torna da Morales, fa quello che può la nazionale del Salvador, squadra che sicuramente è arrivata qui in Turchia solo per fare esperienza, con l'ambizione, se possibile, di portare a casa almeno un punto, che sarebbe il suo primo punto nella storia dei mondiali under 20. Taglia in mezzo Orellana, che poi scarica per Jairo Henriquez. Ancora Henriquez, due a chiudere su di lui, riesce a passare Henriquez, prova il cross, respinge il portiere, tutto regolare, conclusione di Peña e palla in fallo laterale. 5 giocatori del Salvador dentro l'area di rigore. Fischia l'arbitro. Parte Henriquez, pallone pericoloso. Prova Peña alle spalle di tutti a infilare la palla in porta. Conquista calcio d'angolo. And for Lemos, his cross to the back post, not a down into the traffic from right in front, and it's in. El Salvador have tied the game. And offside given against Jose Peña. Smart. I mean, very smart play. Oh, finally to win it back, though. Henriquez in the box to seal it. Saved. The rebound scores El Salvador. On they will go to Turkey in the under 20.